scusi, ma perché mi devo alleare con uno che era inutile e dannoso e adesso è solo inutile, dopo che ha distrutto tutte le... avvelenato il dibattito del paese, distrutto i provvedimenti, come si è convertito? E poi qual è la soluzione? Facciamo un centro fritto, misto, dove buttiamo di tutto, figo, eh? Questo mobilita, Mastella, Di Maio, Toti, l'amico di Toti, quel Brugnaro, il cugino di Brugnaro, quell'altro, arriva un altro, tutti lì a fare sto centro, bello, vi mobilitate per una cosa del genere, eh? Sentite proprio lo spirito della grande impresa di recupero della rappresentanza. Perché c'è un piccolo dettaglio che non ha vinto nessuno alle ultime elezioni, il 60% degli italiani ci ha proprio salutato, e ci ha salutato non perché siano bravi, perché non, chi non ha votato ha sbagliato, perché fare politica è un dovere, dovere morale, e non farla è immorale, perché nel farla si preserva la qualità delle persone, non nel non farla dire ma io non ho votato nessuno, perché non hai votato nessuno non vuol dire niente, hai votato tutti. Quello che succede è che noi abbiamo bisogno di una cosa che sia ambiziosa e bella, e che la gente dica, sapete che c'è? Sì, io voglio parlare di questo, voglio parlare di cos'è l'ordine morale e l'etica in una società che l'ha completamente smarrita. Io voglio parlare se si deve vietare il metaverso, non se si deve vietare Di Maio, di cui non ci frega niente a nessuno. Io voglio parlare di qual è la posizione dell'uomo nei confronti di quello che sta arrivando, perché ci siamo persi, e voi dentro di voi lo sapete tutti che ci siamo persi. Nessuno di voi quando si alza la mattina dice, oh che bella società in cui viviamo, siamo tutti così felici, appagati, colti, e questo dovevamo fare.